questa volta ci spostiamo sul lato destro della cartina geografica, andiamo, o meglio vado in Turchia, perché purtroppo per motivi di lavoro, professionali e familiari, purtroppo il dottore De Sandis non mi potrà accompagnare, quindi Giorgio purtroppo non sarà con me. Io mi giravo intorno, pensavo di vederlo, però purtroppo non è venuto, quindi è confermato che non viene. Partenza oggi, in queste ore. Partenza oggi. Dove andrai? Come ti muoverai? Allora, che cosa farai? È chiaro che per motivi sempre di tempo, io ho lavorato, mi sono tolto il camice 10 minuti fa e ho indossato l'attrezzatura da moto. La sto indossando, l'attrezzatura da moto. Praticamente si taglia da Bari, si va direttamente in Grecia, quindi a Ecumenizza, e poi da Ecumenizza parte il viaggio. Un giro veloce per la Grecia, perché la Grecia con il dottore De Sandis l'abbiamo già fatta, e poi praticamente si farà un passaggio a Ciannacale, quindi a Troia, andremo a vedere il cavallo di Troia se non è in una fase di ristrutturazione. Da lì si va a Pergamo. Pergamo è una città molto importante, ricordiamoci che Galeno ha creato la prima scuola di medicina proprio a Pergamo, e poi Pergamo è famosa appunto per la pergamena, ma questi dati poi diciamo li descriveremo. Ci documenterai questo tuo viaggio, questa tua... Sì, ormai è il quarto anno, no? Il primo anno abbiamo fatto il Circolo Polare Artico, il secondo anno abbiamo fatto la Spagna, il terzo anno abbiamo fatto Capo Nord, e quest'anno mi approccio a fare la Turchia. Cosa ti aspetti da questo viaggio? Un motociclista quando viaggia così in queste mete lontane dalla propria città, che cosa vuole vivere? Che cosa si aspetta? Allora, la libertà. Io ricordo il primo scooter che mio padre mi comprò, che era un boxer, e quando ci salì sopra la libertà, la moto, lo scooter, anche la bici, ti danno quell'idea di libertà, per cui per noi che siamo pressati continuamente a stare negli studi, negli ospedali, negli ambulatori, quando è possibile è un modo di evasione, quindi per me fare un viaggio è un momento di ritorno all'età, diciamo, infantile, giovanile, all'adolescenza, ma anche un modo per descrivere le cose, perché io sono curioso, quindi io quando vado in un posto lo devo vedere, devo capire Ulisse, ma lasciamo stare l'Iliade, l'Eneide, Omero, devo capire come è stata organizzata e come era organizzata la città, anche se so che Troia ormai è stata quasi completamente distrutta. E non solo per i greci. Naturalmente noi ci aspettiamo questa documentazione, i video che trasmetteremo in questi giorni. Telecolore viaggerà insieme a te. Come sempre, ormai Telecolore rappresenta, come dire, una caratteristica importante di ogni viaggio, per cui grazie a voi per l'ospitalità e spero, come negli altri viaggi, di non deludere i telespettatori. E allora non resta che augurarti buona strada. Certo, grazie. Buona strada, lo dico anch'io a tutti coloro i quali si approcceranno a fare dei viaggi in moto in questo momento.